Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo delle 7 abilità che un batterista deve assolutamente avere e che deve assolutamente conoscere. Quindi vi invito a seguire il video fino in fondo, anche per capire un po' qual è il vostro stato di preparazione e su quali argomenti vi sentite un pochino più indietro, in difficoltà. Questa lista di abilità è frutto della mia esperienza didattica e anche concertistica, per cui è un po' quello che io ho vissuto sulla mia pelle in questi anni e mi fa piacere poterlo condividere con voi. Partiamo. Posizione numero 7. Tecnica. La tecnica è tutto ciò che ci permette di suonare al meglio. Ovviamente la tecnica a fine a se stessa non ha nessun rapporto con la musica. Ricordiamoci sempre che noi dobbiamo essere in grado di suonare della musica. Per cui è giusto studiare la tecnica, ma nel modo corretto e con la consapevolezza della sua utilità. Posizione numero 6, lettura. La lettura è spesso utilizzata nelle scuole di musica come materia fondamentale, i ragazzi vengono spesso ossessionati da questo argomento. Un batterista che ha abilità nella lettura è sicuramente un batterista più versatile, è un batterista che può ambire a suonare in più contesti musicali. Ma a mio avviso la lettura ha anche un altro obiettivo, e l'obiettivo è quello di renderci consapevoli di quello che suoniamo. Essere consapevoli di quello che si suona è un sistema ottimo, eccezionale per non sbagliare. Posizione numero 5, linguaggio. La batteria, come sappiamo bene, viene utilizzata in quasi tutti i contesti musicali, in quasi tutti gli stili musicali. Io, come dico sempre ai miei allievi, auguro a tutti voi che possiate suonare solo ed esclusivamente la vostra musica, la musica che vi piace, e magari che vi faccia avere anche tanto successo. Qualche volta può anche capitare, come ben sapete. Se vogliamo ambire ad una certa versatilità, dobbiamo sicuramente conoscere quante più cose possibili. Questo anche a livello culturale, a mio avviso, è molto importante proprio per crescere musicalmente e avere il massimo delle conoscenze dietro i tamburi. Posizione numero 4, ritmica. Ho differenziato volutamente la ritmica dalla lettura, proprio perché la lettura io la vedo legata ai simboli grafici, quindi alla scrittura, mentre invece la ritmica io la intendo legata ai suoni. Per me un batterista deve avere grande sensibilità ritmica, proprio abilità nel riconoscere le suddivisioni, nel riconoscere le figurazioni, nel riconoscere la distanza tra note e pause. E questo è uno studio, a mio avviso, indispensabile, che fa veramente la differenza tra un bravo batterista e un batterista normale. Posizione numero 3, creatività. Molto spesso al batterista viene chiesto di inventare qualche cosa. Da un batterista ci si aspetta sempre che tiri fuori il coniglio dal cilindro. Ecco, la creatività in un batterista è una dote che viene quasi data per scontata, mentre in effetti è un meccanismo, è uno stato mentale che va curato e nutrito nel tempo, con l'ascolto, con lo studio.
Posizione numero 2, suono. La batteria è uno strumento acustico, uno strumento posizionato nella stessa stanza. Se arrivano 10 batteristi diversi, quella batteria avrà 10 suoni diversi. E tutto questo è molto affascinante. È molto importante avere un suono che abbia personalità. Un bravo batterista è colui che riesce ad avere sempre le voci dei tamburi molto bilanciate rispetto anche ai piatti e che sa gestire perfettamente le dinamiche, lasciando inalterato quell'equilibrio sonoro e lasciando inalterato quel marchio di fabbrica, possiamo dirlo così, che è un po' la sua voce, la sua anima. Posizione numero 1, timing. Ebbene sì, questo era abbastanza prevedibile. Da un batterista innanzitutto ci si aspetta la capacità di tenere il tempo. A volte è capitato di trovarmi davanti a dei batteristi che avevano veramente un senso innato del tempo, quindi una naturalezza nel tenere stabile il tempo, invidiabile, perché casomai io quella stessa abilità l'ho dovuta trovare con tanto studio. Ricordatevi che il timing è sicuramente la caratteristica più importante che un batterista deve avere. Fatemi sapere quali sono gli argomenti dove vi sentite più preparati. Sono a disposizione per qualunque chiarimento, per qualunque anche suggerimento, perché no? Io vi invito a seguirmi sul mio canale YouTube, iscrivetevi, vi aspetto tutti, cerchiamo di fare crescere questo canale e noi ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao a tutti!